Ciao, vediamo cosa c'è. Eccolo qui. Il classico flaccido italiano medio che sta cercando qualcosa da guardare alla TV per passare il tempo libero. Non il solito film trash o la fiction da 4 soldi. L'italiano medio cerca di più. E allora che cosa va a cercare? Comincia a fare zapping cercando di trovare qualcosa di decente per passare la sua domenica pomeriggio. E poi si ritrova davanti a quella pubblicità. Ebbene sì, quella pubblicità, quella che ti fa incazzare, quella che ti fa dire ma cavolo, ma veramente? Io sono disoccupato mentre c'è gente che fa delle pubblicità di questo tipo? Ecco, quel genere di pubblicità. E l'italiano medio non può che avere questa reazione. No! No! Non credo che tutti voi abbiate visto questa pubblicità. Questa è una pubblicità della Vodafone ed è meglio che voi non l'abbiate vista. Già dal primo frame mi vengono dei cancri al cervello. Cioè, ma quanto cazzo è finto quello sfondo? Almeno questo sfondo è vero! È bianco, ma cazzo è vero! A parte lo sfondo, cioè, questo qui si accorge che è di fianco a Bruce Willis dopo una fila chilometrica, perché sulle funivie c'è sempre, sempre fila. No, Bruce! Si accorge dopo 500 metri di funivia che c'è il fottuto Bruce Willis di fianco a lui! Ma ce la fa? Vieni a sciare qua e non mi dici niente! Fermo! Vieni a sciare qua e non mi dici niente! Ma di che cazzo stiamo parlando? È ubriaco, cioè si è ubriacato prima di salire sulla funivia! Fermo! E indica! Cazzo, sembra E.T.? Ma mo riparte, non ti preoccupare! Copri. Sono attrezzatissimo. 4G, oh. Eh? Film. Ma è possibile che in Italia non riescano a fare una pubblicità decente? Cioè, in questo video, Bruce Willis dice due parole. Due. Fermo e film. Ma io non ce l'ho con Bruce Willis. Ce l'ho con la Vodafone. Ma questi qui dove hanno studiato comunicazione? In Alaska? Ma poi, quanto diamine l'avranno pagato per dire due parole? Due. Ma ci credo che poi mi arrivano i messaggi che mi addebitano di tutto? Ho speso 6 euro ieri per fare una telefonata. Almeno Banderas interloquiva con la gallina, no? Lui passava per psicopatico, vabbè, ma almeno c'era un dialogo. Alla fine di questo tripudio alla demenza, Bruce Willis se ne esce con un verso che non sono ancora riuscito a decifrare. Fermo! Abbiamo capito, Bruce. In nessun modo, cioè, cosa sta dicendo? Sembra Cancaro Man quando ubriaco. O se no, no. Aspetta. Cazzo, ma è Skin. Skin. Alla fine, viene scritto Power to Bruce.